Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di piante contro zombie Guard Warfare 2. Ora, oggi doveva essere un giorno di aggiornamenti perché dovevano parlare un pochettino di che cosa deve succedere appunto nel gioco, ovvero del prossimo aggiornamento di piante contro zombie, che ovviamente, essendosi il primo chiamato piante contro zombie Guard Warfare 2 problemi a Zombopolis parte 1, ovviamente noi vogliamo saperne di più su piante contro zombie Guard Warfare 2 problemi a Zombopolis parte 2. Solo che di questa parte 2 noi sappiamo ben poco. Il tutto è cominciato qualche giorno fa quando hanno fatto vedere questa immagine che state vedendo adesso. Questa è stata presa da Twitter, questo spezzetto che qui vedete ritagliato, e c'è scritto, attenzione un po', "Boy, have we got a special delivery for you", cioè che sarebbe praticamente, ragazzi, abbiamo uno speciale regalo o comunque pacco per voi. Ora ragazzi vi spiego un po', là si vede poi il punto interrogativo, praticamente adesso vi faccio vedere in realtà che com'è questa immagine completa, è così, guardate un po', si vede appunto che sta una capra con un cappello che sta messo tipo al contrario in testa e poi c'ha una specie di pacco addosso. Ora ragazzi, questo riferimento, così come vi faccio rivedere adesso la frase che sta scritto, è un riferimento, secondo me, probabilmente è così, molto probabile che sia così, è un riferimento a quello che voi potete vedere se andate sia dal dottor paziente sia da Devil Pazzo. Se voi andate dal dottor paziente e da Devil Pazzo, come vi ho fatto vedere anche in uno dei miei video, non mi ricordo adesso quale, comunque è stato in uno dei video recenti che ho fatto della storia delle piante e degli zombie, io vi ho fatto vedere, quando sono andato appunto per continuare la storia delle piante e la storia degli zombie, vi ho fatto vedere che adesso se si va a parlare con i due, cioè o con il dottor paziente o con dei bot, entrambi quelli che stanno diciamo in superficie, non quelli che stanno nelle basi segrete, vi esce scritto che vi manca una medaglia, e quella medaglia si chiama medaglia delle consegne. Ora, consegne in inglese si dice delivery. Quindi che cosa significa? Che questa immagine qui, che poi in realtà non sarebbe altro lo zomburger che sta a sinistra della base degli zombie, questo punto qui che vedete, che adesso se voi andate a guardare troverete un negozio vuoto, con i vetri vuoti, non troverete niente dentro, cioè non è che troverete i panini o la capra dentro ad aspettarvi. Quindi questo potrebbe essere tutto un riferimento alla nuova modalità che a quanto pare coinvolge sia le piante sia gli zombie, perché voi facendo determinate forse missioni sia con le piante sia con gli zombie, perché vi ricordo da una parte ci sta lo zomburger, dall'altra parte c'è il chomper pizza, il negozio quello dove sta la mastica zombie come logo. Quindi ragazzi, voi dovrete fare molto probabilmente, quando ci sarà il nuovo aggiornamento, ci saranno delle missioni da fare che c'entrano appunto, ma non sappiamo bene che cosa si guiderà a questo punto, forse si guiderà la capra, non ho veramente idea di che cosa si possa trattare. Comunque è una nuova modalità e c'entrano lo Zomburger e il Chomper Pizza, che sono i due negozi che appunto vi ho detto stanno tutti e due a destra delle loro basi, cioè anzi a sinistra della base degli zombie c'è lo Zomburger e a destra invece della base delle piante c'è il Chomper Pizza, stanno praticamente sulla stessa strada ora. E questo diciamo era il primo aggiornamento che vi voglio dare. Ora non si sa se tutto questo è collegato con quello che sta succedendo nel municipio, perché come vi piace vedere sempre in un altro video, adesso purtroppo non ho avuto la possibilità, non potevo tornare comunque su piante contro zombie, se voi vi avvicinate al municipio ragazzi, voi sentirete degli gnomi lavorare. Io già vi posso dire che sono entrato dentro il municipio, non c'è niente, nel senso che non si vedono gli gnomi entrando dentro il municipio, perché c'è il trucchetto famoso che vi feci vedere in uno dei miei video di come si può entrare dentro il municipio attraversando il muro. Ma anche entrando dentro si vede, che cosa si vede? Che attorno al portale che c'è dentro il municipio, perché dentro il municipio c'è un portale spento, si vedono delle scintille come se appunto qualcuno stesse battendo il martello per costruire il portale. È molto probabile quindi che con il prossimo aggiornamento di piante contro zombie Guard Warfare 2 problema Zombopolis parte 2 si vedrà
Anche una modalità che non c'è, forse non c'entra niente con le due fazioni, perché è un portale e si trova tra le due fazioni nel municipio, proprio perfettamente al centro. Quindi questo vi deve far riflettere. Per quanto riguarda invece la live di oggi, vi posso dire ben poco, è stata una live proprio di merda, perché non è stato detto niente di che. Hanno detto solamente che il prossimo aggiornamento arriverà presto, ma presto cosa significa? Forse un mese? Tra un mese forse arriverà il prossimo aggiornamento, io non lo so se arriverà tra un mese. E hanno detto però almeno una cosa importante l'hanno detta, ovvero che tutte le mappe di Tombe Giardini subiranno dei cambiamenti. Dal punto di vista dei punti dove voi nascete con il personaggio, saranno spostati dei punti, alcuni saranno avvicinati, altri saranno allontanati, così come hanno detto che cambieranno i punti in cui si potranno costruire i teletrasportatori degli ingegneri e delle rose, perché io non lo sapevo. Per esempio, mi dicono là, da quello che ho letto, da quello che ho sentito, che praticamente il teletrasporto delle piante è molto più è di circa 200 metri più vicino rispetto a quello degli zombie, cioè un teletrasporto degli zombie rispetto al punto che bisogna attaccare è distante 500 metri, mentre quello delle piante è distante 300 metri, quindi 200 metri in meno. Ora io non ho mai fatto caso a questa cosa, può darsi anche che sia vera. Un'altra cosa che hanno detto è che ci saranno anche dei cambiamenti proprio diversi alle mappe, tipo che avete presente i due robot che vi sparano nella mappa di Zumburbia, quei due robot saranno rimossi e saranno messi più avanti, che disturberanno e daranno fastidio al giocatore, perché quei due robot hanno un casino di vita, tra l'altro, quei razzobot giganti che stanno all'inizio della mappa di Zumburbia. Questo per dirvi che le piccole piccole cose che hanno detto oggi purtroppo non hanno detto granché, però probabilmente dalla prossima volta diranno più informazioni. Ovviamente non vi sto a ripetere che metteranno nuovi, cambieranno parecchie classi, saranno rinforzate, alcune saranno anche indebolite. Per esempio, sarà rinforzato Super Brains, quello colazione, perché hanno detto innanzitutto che gli metteranno 200 punti vita e poi gli aumenteranno il danno. Quindi addio 175 punti vita, perché era anzi il solo Super Brains ad avere 175 punti vita. Così come anche faranno diventare più forti le pannocchie. Quindi tutti i chicchi di mais saranno più forti, hanno detto, e non ci sono altri cambiamenti sostanziali, anche se io avrei voluto sentire di più, perché ci sono delle classi che secondo me devono essere più forti, tipo i Capitan Barbamorta, che sono diventati una merda totale, adesso fanno schifo. Mi sembra che forse pure lui ha usato Capitan Barbamorta oggi nella live, perché non l'ho potuta manco vedere tutta, ragazzi, ve la potete anche vedere voi, non vi preoccupate, vi metto anche il link in descrizione. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io ho cercato di riassumermi tutto il fatto, perché veramente ragazzi non ne vale la pena andare a perdere il tempo a guardare un video in inglese per tradurlo e poi sentire dire sempre le solite cose, sentire dire niente di nuovo. Io credo che voi volete sapere i fatti in breve e non dobbiamo girare sempre attorno. Bene ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci sentiamo o ci rivediamo ad un prossimo video.